Über die Unausweichlichkeit des Todes herrscht Einigkeit. Jeder Mensch wird einmal sterben. Was aber nach dem Sterben passiert, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Niemand kann sagen, was genau passiert, wenn das Leben endet. Es gibt unterschiedliche Theorien, aber beweisen kann man keine. Für uns Christinnen und Christen ist das Ostergeschehen, die Auferstehung Jesu, das Zentrum aller Todes- und Jenseitsvorstellungen. Und welche Vorstellungen gibt es im Judentum? Dort ist alles ganz auf das Diesseits ausgerichtet. In der Tat finden sich in der Heiligen Schrift der Tora keine einheitlichen Beschreibungen über ein Leben nach dem Tod. Es gibt im Judentum die Jenseitsvorstellungen bzw. die Reinkarnation. Wenn man stirbt, kommt man sozusagen auf eine Warteliste, sagen wir mal so. Die Seele geht nicht direkt in den Himmel, sondern die wartet, bis Gott irgendwie bereit ist, die Seele eben aufzunehmen. Genauso gibt es eben auch die Reinkarnation, dass die Wiedergeburt. Wie das jetzt nun aussehen soll oder wie das jetzt aussieht, das wissen wir alle nicht, das weiß kein Rabbiner. Aber trotzdem, in, der, in dem Birkjavot steht auch drinnen, wer ein guter Mensch war auf dieser Welt, dem ist die andere Welt im Jenseits gewiss. Interessant ist noch die Tatsache, dass im Gegensatz zum Christentum im Judentum Friedhöfe niemals aufgelöst werden. Denn sie sind ewige Stätten der Erinnerung. So legen Besucher eines Grabes oft kleine Steine auf die Grabplatte. Als Zeichen ihres Besuchs. Am Todestag soll dann der Verstorbene an sein Grab zurückkehren und anhand der Steine sehen können, wie viele Menschen sich mit ihm verbunden fühlen. Der Islam versteht den Tod als Übertritt in eine andere Ebene des Lebens und das Paradies als einen Ort, an dem einem an nichts mangelt. Uh, uno dei passaggi obbligatori per tutte le creature che Dio ha creato in questa vita per accedere all'altra. Uh, vorrei prima partire da un, una premessa, perché Dio ci ha creati. Dio ci ha creati per adorarlo, uh, per essere suoi vicari nella, nella terra e ci ha messo, nell'essere suoi vicari in, in questa terra, siamo messi alla prova. La morte è la fine decreta la fine di, questa, eh, di questo, tra virgolette, esame. E cosa succede per noi dopo la morte? Andremo davanti a Dio, saremo giudicati in base alle nostre azioni, chi ha fatto bene vedrà il bene, chi ha fatto il male vedrà il male e ci sono due, due eh, scenari possibili, o paradiso o inferno. Poi ci sono tante sfaccettature nel mezzo. Però queste sono le macro, le macro cose. Paradiso e inferno. Paradiso, il profeta Sallallahu alaihi wasallam ci descrive che i maggiori abitanti del paradiso sono, non sono magari le persone che si pensa, pensiamo noi. Il paradiso è qualcosa di bello. Di solito i posti esclusivi sono, uh, sono riservati a persone altolocate in questa vita. Invece nell'aldilà... Il posto esclusivo del paradiso è riservato agli umili, agli ultimi. A, infatti, il profeta dice: Ho visto tanti di questi abitanti che erano straccioni, gli ultimi, gli umili, che non sono solo loro, però sono la maggior parte. E invece dell'inferno, di quelli che ho visto, erano super, i superbi, gli arroganti e magari anche quelli che erano considerati importanti in questa vita. Perché? Il metro con cui Dio giudica è, non è solo l'azione buona, cattiva, credere o non credere, è un eh, giudica eh, in modo chiaro e preciso e sa esattamente cosa ti ha spinto a te a fare quella determinata azione in quel determinato momento. Perché a lui nessuno gli racconta, lui sa già le tue intenzioni più intime. Concludo, il profeta ci insegna che la sua misericordia vincerà anche sulla sua giustizia. Perché se Dio fosse esclusivamente giusto, non avremmo dei meriti per poter accedere in questo, in questo luogo di eterna beatitudine. Però noi tutti entreremo grazie alla misericordia divina. Eh, Baulade scrive, dice che la differenza eh, di questo mondo con il mondo dell'aldilà è lo stesso che c'è tra questo mondo e quello in cui vive l'embrione e il grembo materno. No? Noi pensiamo il feto, nel grembo materno il feto sviluppa gradualmente il suo corpo fisico: no? eh, le braccia, le gambe, e le, eh, gli occhi, le orecchie no? eh, e si prepara per questa vita. Analogamente, Paola dice che in questa vita l'uomo, l'anima, deve acquisire le qualità spirituali, così che quando lascerà questo mondo potrà vivere una vita piena nel mondo spirituale. Allora, ehm, lo scopo recondito dei profeti, dice Paolo, è proprio quello di assicurare, permettere all'anima di lasciare questo mondo in perfetta santità e purezza e ascendere ai mondi spirituali. Eh, il concetto di paradiso e inferno, dal punto di vista bai, non è un luogo, ma uno stato d'animo. Paolo dice che il paradiso è l'unione dell'anima con Dio, l'inferno è la prigione dell'ego, dell'egoismo, diciamo. No? Eh, allora, eh, il momento della, della morte diventa un momento di gioia per l'anima che ha seguito le vie di Dio. Infatti Paola dice ho fatto della morte un messaggero di gioia per te. E Paola afferma che l'anima che ha seguito la via di Dio, eh, prima di lasciare questo mondo, viene pervasa da una gioia che non si può descrivere. Ma ahimè, se l'anima non ha seguito quest, eh, lo scopo per cui è stato creato, sarà preso dalla paura, dal terrore e dal rimorso. Cioè l'anima brucia nel rimorso di ciò che ha perso e non ha realizzato in questo mondo. diciamo no? e, eh, Però dopo la morte... L'anima può progredire nel mondo spirituale, ma eh, in primo luogo è affidata alla misericordia di Dio. Poi anche le preghiere per i defunti delle persone care, anche le buone azioni fatte eh, a favore dell'anima possono aiutare l'anima ad ascendere nel mondo eh, spirituale. Karma e reincarnazione sono Vorstellungen der östlichen religionen, von Buddhismus und Hinduismus. Dabei wird im Unterschied zum westlichen Verständnis von Reinkarnation die Wiedergeburt als etwas Negatives angesehen. Es geht darum, sich aus dem Kreislauf der Wiedergeburten zu befreien. Im Buddhismus gelingt dies durch Meditation und Loslösung von allen irdischen Begierden. Dadurch versucht der Buddhist ins Nirvana einzugehen. Nirvana meint dabei keinen Ort, sondern einen Zustand, in dem alle menschlichen Wünsche und Sehnsüchte überwunden sind. Wörtlich übersetzt bedeutet Nirvana erlöschen. Der Hinduismus lehrt, dass das angesammelte Karma darüber entscheidet, in welcher Gestalt der Hindu wiedergeboren wird oder ob es ihm gelingt, den Kreislauf der Reinkarnationen zu durchbrechen und Moksha Erlösung zu erlangen, das heißt eins zu werden mit dem Göttlichen. Nel Si pensa che ogni individuo abbia una infinità di rinascite che sono legate al karma che lui produce, cioè alle azioni positive o negative che produce. Eh, tutti gli individui possono rinascere in diversi stati esistenziali, non soltanto come uomini, ma anche legati ad altri mondi e altre condizioni di esistenza. E quindi nel momento in cui si muore... Eh, si incontrano le conseguenze di tutte le azioni positive o negative che si sono fatte nella vita e il peso di queste azioni inciderà sulla condizione della futura esistenza. Quindi se uno si è comportato in maniera positiva avrà una vita più felice, se si è comportato in maniera negativa evidentemente incontrerà delle conseguenze dello stesso genere. Eh, come è noto l'induismo crede nella reincarnazione. Um... Ma in una maniera forse un po' diversa da come la concepiamo noi, cioè non è la metempsicosi greca per intenderci. Eh, non è un premio rincarnarsi, anzi, è l'esatto contrario, perché il fine dell'induismo è la liberazione, la moksha, è la liberazione dall'illusione di essere separati dal sé universale, dal brahman. Solo attraverso innumerevoli forme di vita. Si arriva alla uh, liberazione, mh? quindi da questa illusione cosmica. Mh? E quindi all'identificazione dell'Atman, cioè del sé universale, con il Brahman, che è il sé, uh, del sé individuale con il Brahman, che è il sé universale. Uh, la reincarnazione è, uh, va Secondo la tradizione, dagli stadi più bassi della, della creazione fino agli stati più alti, che è quello umano. Quindi siamo già a un buon livello. Si può naturalmente riprecipitare in basso, questo per innumerevoli volte. E nel Sikhismo ci insegnano che noi non ci dobbiamo concentrare sulla morte, ma a vivere pienamente la nostra vita, eh, compiendo buone, buone azioni. E non, infatti non crediamo che dopo la morte ci sia un paradiso o un inferno, ma proprio dalle no, nostre azioni che noi compiamo durante la nostra vita eh, ci rincarniamo in un'altra un, una, un figura e questa figura che, in cui ci rincarniamo dipende appunto dalle, eh, da ciò che facciamo noi nella, nostra, nella, nella vita sulla terra. Fragen zum Sterben und zum Tod gehören, trotz o gerade wegen der verdrängung di Themas in nostra società, zu den centrali fragen unseres Lebens. Wir haben verschiedene Vorstellungen kennengelernt. Gemeinsam ist all diesen Überzeugungen, dass unser derzeitiges Leben Auswirkungen auf das hat, was nachher kommt, auch wenn niemand sagen kann, wie dieses Nachher genau aussieht.